Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È la prova che Dio non c'è. La stessa cosa che io dico rispetto alla necessità di Dio che ci prende quando guardiamo Michelangelo e sentiamo che l'arte e la bellezza sono dominanti nel mondo, però nel mondo ci sono le guerre, c'è la violenza, ci sono i bambini che muoiono, ci sono i poteri che si manifestano attraverso la morte di innocenti, perché chi decide una guerra non è quello che la combatte, chi decide una guerra vive, chi combatte che non ha intenzione di farla muore. E quindi nelle guerre non ci sono vincitori e vinti, ma soltanto sconfitti. E ma quando questa è una guerra? C'è una. Quella, la morte di Giulia è il risultato, ecco, di una guerra? No, è la realtà. Dio è una cosa che è dentro di noi, la realtà è quello che è davanti a noi. Allora, quando io ho visto partire questi ragazzi, mi sono illuso che volessero scappare da una realtà come in un sogno utopico di trovare un mondo diverso, che fossero quindi andati insieme verso la bellezza. E poi quando si è capito che invece c'era una violenza cieca e assurda, uno dice: dov'è Dio? Perché Dio lo consente? Cosa ha fatto questa ragazza? Perché Dio, che ci protegge, che noi preghiamo, non impedisce che una cosa assurda capiti? Perché la violenza di una guerra è assurda, ma si comprende, perché è determinata da delle tensioni. Ma la violenza di una persona con un'altra, che potrebbe soltanto essere amato, o forse il timore di non esserlo, ma anche il timore di non esserlo non può portare a questa violenza, risulta incomprensibile, è l'irrazionale, ecco, l'assenza di Dio è l'irrazionale. Questa sarà difficile trovare una spiegazione a una vita rovinata, lei l'ha perduta e c'è da sperare che esista un paradiso per lei, lui è in un inferno perenne qui, oltre a quello in cui andrà, quindi ha rovinato anche la propria vita. E perché l'ha fatto? Per ottenere che cosa? Per la cancellazione di una persona la cui presenza sarebbe stata per lui sicuramente un conforto. Quindi se uno entra in questa vicenda... Ma possiamo pensarlo solo e dobbiamo pensarlo come un fatto singolo che succede tra due persone, o dobbiamo ragionarlo come un fatto che ci riguarda? Ci riguarda, perché in realtà quello che è capitato a questo ragazzo e che viene da tutti esecrato è qualcosa che non era neanche nel suo controllo, cioè era dentro di lui, c'è un elemento costitutivo della sua mente, gli ha impedito di distruggere lei e fare del male a se stesso, per cui è qualcosa, è l'irrazionale, dentro di noi c'è qualcosa di irrazionale per cui uno agisce come non dovrebbe agire secondo il vantaggio stesso che la vita indica. Ha a che fare col maschio oppure no? La infastidisce che io la metta in questi termini? No, questo lo sentivo anche prima, credo che nel maschio ci sia una violenza di genere che è legata all'idea del possesso, perché il possesso è quello che porta poi a questa violenza. Una donna non ha lo stesso senso del possesso, è più disponibile all'indulgenza, al perdono, però anche una donna può essere violenta, può essere cinicamente cattiva, per cui questo è un tema che riguarda l'umanità. L'umanità non è distinguibile per generi, però è vero che nel maschio c'è probabilmente l'idea: questa donna è mia. Quando lo dice mia moglie, già lo guardo con sospetto, mia che cosa è tuo? Mio marito, mia moglie, questa idea del possesso di qualcuno mi fa pensare che dentro di noi può instaurarsi un'idea singolare del rapporto con una persona che, purché non se ne vada, è meglio che non esista. Questo può